festival dedicato all'autobiografia e l'autobiografia evidentemente piace alla gente. Lei è chiaramente partita dalla sua, forse anche un po' una terapia. Sì, sì, assolutamente, l'ho proprio detto durante l'incontro che ho proprio sperimentato il potere salvifico della scrittura. Che cosa significa iniziare a scrivere? Probabilmente sì, terapeutico, ma nel senso tirar fuori tutte queste cose che forse sono anche difficili da tirar fuori. No, se le ho scritte è perché c'era evidentemente una esigenza di mandarle fuori, di portarle fuori di me, e anche quello che ho detto prima, di fare una mappa di tutto quello che era successo e in qualche modo capirlo, guardarlo con un po' di distanza, anche con una distanza ironica, per quanto siano tragici gli eventi che racconto. Negli incontri della gente che cosa vede, che cosa prova, quali sono le cose che in qualche modo interessano le persone? Ma come sono sopravvissuta, credo. Questa mi sembra la cosa principale. E come ho mantenuto anche uno sguardo comunque ironico, comunque distaccato, comunque non troppo coinvolto, ma allo stesso tempo anche empatico con quello che è successo. Questi festival piacciono sempre di più. Lei ha una risposta, il perché? Dicono che la cultura di massa un po' sia adesso questa, perché la televisione perde, perché forse si legge di più e si cerca anche di conoscere gli autori dei libri. Io penso che dietro al successo di questo tipo di festival ci sia una vera fame di cultura e una nostalgia della cultura, perché c'è stato un periodo in cui tutto è diventato, come dire, solo pop, solo televisivo, eccetera, ma la gente che comunque si è formata sulla letteratura ha un po' come bisogno di ritornare alle radici.